Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, in questo giorno del Signore preghiamo Dio nostro Padre perché benedica quest'acqua con la quale saremo purificati. Il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo vivere nel ricordo del battesimo gli impegni che abbiamo assunto davanti all'altare del Signore. Quali sono questi impegni battesimali? Nel Sabato Santo noi li ripetiamo, ma già il padrino o la madrina nel battesimo a nome nostro, o il papà e la mamma a nome nostro, hanno fatto queste promesse battesimali che poi il Sabato Santo noi nella celebrazione della Pasqua ripetiamo proprio la notte di Pasqua. Ed è la rinunzia al triplice male, cioè alla carne, al mondo e al demonio, cioè a tutto ciò che sa di peccato. Una volta che il peccato viene distrutto nel battesimo, peccato originale, e una volta che entriamo in questo mondo ed esposti alla triplice concupiscenza, noi ci impegniamo a combattere il peccato e a combattere colui che ci induce al peccato e andare controcorrente vivendo nel mondo del peccato. Per cui la vita del cristiano è una lotta. E poi ci siamo impegnati alla fede, a professare la fede, cioè a credere fermamente col cuore e a vivere la nostra fede con le opere, perché la fede non soltanto è interiore, ma anche si esprime con la vita. Sono questi gli impegni battesimali, eppure questi impegni battesimali noi, facendo l'esame di coscienza in questo momento, abbiamo contravvenuto. Non abbiamo noi fatto una lotta al peccato dentro di noi. Ci siamo lasciati prendere dal peccato, dai vizi capitali, dalla superbia, dall'ira, dalla lussuria, dall'invidia, dalla gelosia, dall'ignavia, dalla gola. Non abbiamo praticato le virtù, della fede, speranza, carità, della fortezza, della giustizia, della temperanza. Siamo stati superbi, umili non siamo stati, obbedienti non siamo stati. Ecco allora un breve, brevissimo esame di coscienza sulla nostra vita per mettere davanti al Signore tutto ciò che c'è da purificare nella mente, nel cuore, nell'anima e nel corpo, perché tutte le sofferenze che noi abbiamo, o interiori oppure fisiche, sono legate al peccato. Chiediamo al Signore allora questa mattina la purificazione dei peccati. La facciamo nella Santa Confessione, ma questa è come una confessione davanti al Signore. Mettiamo a nudo i nostri peccati davanti a Dio e spremiamo dal nostro cuore con la grazia del Signore il dolore dei peccati, perché senza dolore nessun peccato può essere sciolto. O Signore, noi ti chiediamo perdono dei nostri peccati e ti chiediamo di lavarci dei nostri peccati questa mattina. Signore, lava la nostra mente
da ogni pensiero molesto, lavi il nostro cuore da ogni sentimento ostile all'amore per te e all'amore per i nostri fratelli. Lava, Signore, i nostri sensi da tutto ciò che hanno potuto apprendere di male e sono state veicolo di inquinamento per il cuore nostro, per l'anima nostra. Lavaci, o Signore, con l'issopo e saremo più bianchi della neve. O Signore, è a questo scopo che noi ci sottoponiamo al rito dell'acqua, di quest'acqua lustrale, perché possiamo essere lavati interiormente e stare davanti a te con cuore puro. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione, sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi un segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Aspergi, mio Signore, e sarò purificato. Lavami, sarò più bianco dalla neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. A quanti giungerà quest'acqua, porterà salvezza e tutti potremo cantare l'alleluia della vita. Visualizziamo l'agnello immolato, dritto davanti al Padre. Egli implora per noi perdono. Egli versa ancora il suo sangue come prezzo del riscatto. Gesù risorto è ancora immolato sul nostro altare, perché la passione di Cristo dura finché c'è un uomo sulla terra. Tutti siamo chiamati a passare attraverso il sangue dell'agnello. Egli è qui davanti a noi e ancora una volta rinnoverà la sua immolazione su questo altare, perché è in continua immolazione al Padre, risorto e sempre in immolazione al Padre, perché i misteri di Cristo si rinnovano continuamente, esercitano continuamente la loro forza redentrice. E allora visualizziamo l'agnello immolato davanti al Padre, da cui scende il sangue in remissione dei nostri peccati, e riviviamo questi momenti. Entriamo nel mistero del sangue versato per noi, di cui tutti siamo unti. O Padre, che nell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, o Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, in questo giorno a te consacrato. Benedici questo popolo che grida a te, che alza a te le braccia, che apre a te il cuore. Ravviva in questo popolo, per mezzo di quest'acqua salutare, il giorno del nostro battesimo, perché la grazia battesimale produca ancora frutti di vita nuova, e perché attraverso le tribolazioni della vita, passando per il sangue dell'agnello, possiamo arrivare alla patria eterna. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
Preghiamo. Santifica la tua famiglia, o Signore, per la intercessione e l'esempio di Santa Scolastica, e concedi a noi di amarti e servirti con purità di cuore per sperimentare la gioia della tua amicizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità. Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto. Non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. Parola di Dio. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Io, Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Abbiamo presentato il Vangelo, parola eterna. Abbiamo baciato il Vangelo, sorgente di vita. E abbiamo ascoltato la voce del Signore che parla. E che adesso rileggiamo nella luce della fede. Gesù benedice il Padre e la preghiera di benedizione che troviamo nel Vangelo: ti benedico, Padre.
e lo chiamo con gli appellativi più belli, più solenni, che altre volte non usa. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, cioè la sovranità assoluta di Dio. Gesù, uomo Dio, sente la sovranità di suo Padre, Creatore e Signore dell'universo, e dice: Padre, Signore del cielo e della terra, a cui tutto appartiene, io ti benedico, perché hai tenuto nascoste le cose grandi ai superbi del mondo, ai sapienti di questo secolo, e invece le hai rivelate ai piccoli. Gesù si compiace con il Padre e benedice il Padre, perché le cose più grandi e meravigliose nell'ordine della conoscenza sono riservate ai piccoli, a coloro che secondo il mondo sono gli ultimi, mentre li ha nascosti ai sapienti, ai saggi, a quelli che nell'ordine umano dovrebbero essere i primi a conoscere e approfondire i misteri, la verità. Perché la conoscenza dei misteri è dono di Dio. L'uomo, per quanto si sforzi, non può arrivare a conoscere la pienezza della verità. Per questo, quando Gesù promette lo Spirito Santo, Spirito di sapienza, di intelletto, Spirito di luce, egli dice: riceverete lo Spirito di verità, ed egli vi avvierà, vi condurrà alla comprensione della verità tutta intera. E soltanto nello Spirito di Dio che noi possiamo conoscere la verità. L'uomo da sé, con le proprie forze, non arriva a conoscere la verità tutta intera. E la grande verità che regge l'universo, che penetra l'universo, è la verità di Dio. Tutto è in Dio, in Cristo Gesù, Verbo eterno del Padre. Troviamo il perno di tutta la creazione. Tutto in Lui si raduna, o meglio, Lui è il sostegno di ogni cosa, il Verbo incarnato, la verità eterna. Diceva Gesù davanti a Pilato: io sono la verità. E altrove, quando i pagani volevano chiedere di avvicinarsi a Gesù, Gesù ebbe un sussulto e disse: io sono la via, la verità e la vita. E Cristo, che riempie di sé tutto l'universo, è per questo che Paolo esulta e dice: io conosco Cristo. La conoscenza di Cristo riempie tutta la mia vita. È la conoscenza di Dio che riempie la vita di ogni persona. Saper conoscere Dio, e per conoscere Dio bisogna svuotarsi del proprio uomo vecchio, della propria sapienza così terrena, carnale. Bisogna acquisire un'affinità con le verità superiore,
e bisogna affidarsi allo Spirito di Dio, il quale, affinando l'intelletto umano, svuotato tutto ciò che lo nebbia, può mettere in grado l'uomo di percepire la luce, di essere investito dalla conoscenza e nella conoscenza essere libero. Conoscere Dio e conoscere tutto, essere riempiti della conoscenza di Dio e diventare simili a Lui. Non si tratta di una conoscenza nozionale, anche quella, ma si tratta di una conoscenza esperienziale che soltanto lo Spirito può comunicare e che tutti gli studi che l'uomo può fare non possono rendere all'uomo che cerca. L'uomo cercherà Dio, si farà un concetto di Dio, razionerà Dio, si farà un'immagine di Dio, potrà conoscere gli attributi di Dio riflessi nella natura, può vedere l'impronta di Dio in ogni cosa, ma non può penetrare in Dio. La conoscenza intima di Dio è un dono dello Spirito. E Gesù manifesta tutta la sua gioia ed esulta davanti al Padre dicendo: ti benedico perché hai nascosto tutte queste cose, il grande segreto lo hai nascosto ai sapienti di questo mondo, i quali nella loro sapienza non hanno potuto conoscere quello che volevano, anzi sono stati allontanati da te, dalla loro superbia, si sono abbandonati ad ogni vizio, pur professandosi sapienti, poi nella vita si sono dimostrati insipienti, perché è la vera conoscenza di Dio che edifica la vita. E invece tu hai rivelato ai piccoli, ai poveri, i grandi misteri. Bisogna svuotarsi della nostra superbia, farci piccoli, semplici, bambini, per comprendere, gustare la grandezza di Dio. Ma qual è questo segreto di cui parla Gesù? È detto nel versetto seguente: tutto mi è stato rivelato dal Padre mio. Gesù è la conoscenza del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. La conoscenza piena di Cristo, la conoscenza piena del Verbo incarnato, la conoscenza piena del mistero dell'uomo Dio, soltanto il Padre ce l'ha. È una conoscenza così grande, così vasta, che non può rientrare nella comprensione dell'uomo. E aggiunge: nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E il Figlio di Dio, Gesù, Verbo incarnato, il Logos, che conosce interamente il Padre, conosce le profondità di Dio, il mistero di Dio, però aggiunge che ci sono altri che hanno questa conoscenza di Dio, colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Ecco la rivelazione. Nella rivelazione abbiamo la comunicazione della luce divina. La verità di Dio viene rivelata a noi, cioè viene svelata, la nostra mente viene illuminata e la grande realtà di Dio penetra nel nostro cuore, che resta estasiato davanti al Signore. È un'esperienza che noi abbiamo, l'esperienza delle anime semplici, che restano incantate davanti a Dio,
che hanno queste esperienze esaltanti, diciamo ubriacanti di Dio, questa esperienza vera di quel Dio che sfugge ad ogni nozione, che non possiamo noi captare e così quasi dividere con nozioni razionali. Questo Dio che ci sfugge ed è pure presente, questo Dio nella sua bellezza, nella sua grandezza, nella sua maestà, nel suo amore, questo Dio lo si può sperimentare per dono suo, ma comprendere con la mente nostra no. Possiamo avere un'immagine di Dio, una nozione di Dio, possiamo penetrare alcune verità, ma la conoscenza profonda di Dio è il dono di Cristo alle anime che a Lui si accostano, mediante il suo Spirito, il dono dello Spirito, noi conosciamo così Dio, facciamo l'esperienza di Dio. Accostatevi, vedete quanto è soave il Signore. Fratelli e sorelle, dobbiamo chiedere la conoscenza di Dio. Noi abbiamo tante conoscenze, conosciamo tante verità, ma tutte le verità che conosciamo innanzitutto non esauriscono la potenza della nostra mente di comprendere la verità. Tutte le verità conosciute non esauriscono la possibilità della nostra mente di conoscere, e soprattutto non danno l'ebbrezza del cuore, perché il cuore dell'uomo è infinito, potenzialmente infinito, e soltanto Dio può riempire il cuore dell'uomo, saziare il cuore dell'uomo. Ricordate quella grande figura di Agostino, cercatore della verità, che finalmente trova Cristo, trova il Signore e scrive: il nostro cuore inquieto, o Signore, perché ha cercato, cerca e non riposa, e non può trovare riposo se non in te. Per cui il cuore dell'uomo, sede di ogni conoscenza, cuore biblico, che è il centro dell'uomo, il nostro cuore può riposare soltanto quando avrà trovato te, perché essendo il nostro cuore di una potenzialità infinita, soltanto la conoscenza, il possesso di una verità infinita può saziare il cuore dell'uomo. Ed è allora che l'uomo è beato. Dobbiamo chiedere al Signore questa conoscenza che è liberante. La conoscenza vi renderà liberi, diceva Gesù. Finché noi non abbiamo la conoscenza profonda della verità, siamo sempre schiavi. Soltanto la verità ci rende liberi. Chiediamo questa conoscenza liberante, questa conoscenza inebriante, e allora non saremo più attratti da altre cose, da altre possibili verità, perché la verità intera, quella di Dio, riempie completamente, pienamente il nostro spirito, perché è pienamente saziante la fame e la sete dell'uomo. E l'esperienza che ce lo insegna, l'esperienza personale e l'esperienza di tante altre persone, si cammina, si ha sete e si beve, si ha fame e si mangia, ma tutto ciò che mangiamo, tutto ciò che beviamo nella vita non arriva a saziare la nostra fame e la nostra sete. È soltanto Dio che può saziare tutta la nostra fame e soddisfare tutta la nostra sete. Per questo egli dice: o voi tutti assetati, venite all'acqua, bevete,
venite alla mia mensa e mangiate, perché spendete il vostro patrimonio in ciò che non sazia. Venite, comprate senza oro né argento, perché la sapienza non si compra con l'oro e con l'argento. Venite, mangiate e bevete, e sarete sazi. Non cercate altrove quelle che soltanto io posso darvi. Chiediamo al Signore la conoscenza, e non vantiamoci di nulla. Dice la Scrittura, non vantatevi di nulla, ma il vostro vanto è di conoscere e amare Dio. E allora che l'uomo può vantarsi di essere grande, di aver raggiunto il termine del suo viaggio, di avere realizzato la ragione del suo essere, quando avrà conosciuto e amato Dio. È nella conoscenza e nell'amore di Dio che l'uomo si realizza. Ogni altra realizzazione che l'uomo cerca, anche per esperienza, non può saziare l'uomo. È soltanto Dio, somma verità, somma amore. Dio, verità assoluta, Dio, amore assoluto, che può saziare la fame dell'uomo, la sete dell'uomo, e può realizzare l'uomo così come creatura che aspira al suo creatore. E questa verità e questo amore che condurrà l'uomo dall'immagine alla somiglianza, fatto all'immagine di Dio, l'uomo attraverso la verità e attraverso l'amore diventa il simile di Dio, si divinizza in Lui, e in Lui si sazia, partecipe della felicità eterna, della gioia che non avrà mai fine. E a questo termine che noi siamo diretti, fratelli e sorelle, e siamo condotti a questo termine mediante quello Spirito che il Signore ci ha donato. Chiediamo il dono dello Spirito, che è dono di luce e dono di amore. Chiediamo a questo Spirito di condurci nella conoscenza e nell'amore, e allora noi siamo gli unici realizzati nella vita. Quella realizzazione che l'uomo cerca nel lavoro, nel successo, nel denaro, nel piacere, nella gloria, ma che non trova né nel piacere, né nella ricchezza, né nel successo, né nella gloria, la troverà unicamente in Dio. Ed è questa l'unica via aperta a noi per potersi realizzare come uomini e come figli di Dio, come creature chiamate alla patria celeste. Nella seconda parte del discorso Gesù si rivolge a tutti noi, e questa mattina si rivolge a noi perché la parola del Vangelo viene detta oggi e per noi. Questo discorso di 2000 anni fa è fatto per noi che siamo qui il 10 del mese di febbraio 1996, e Gesù che ci parla, Egli che parla a tutte le generazioni, Egli che è la parola e fa sentire la parola a tutti nei giorni della propria vita. Venite a me, venite a me voi tutti. Gesù non esclude nessuno. Siamo noi uomini che escludiamo, che facciamo delle preferenze. Cristo che è per tutti, Cristo che è il Figlio di Dio venuto per tutti, Cristo che è l'inviato del Padre per la salvezza di tutto il mondo e di tutta l'umanità, Cristo che non fa differenze né di razza né di religione, perché l'uomo è sempre ad immagine di Dio e tutti siamo figli di Dio. Gesù dice: venite a me voi tutti, piccoli, grandi, dotti, ignoranti,
voi negri, voi gialli, voi così bianchi, voi che siete in alto nella società, voi che siete gli ultimi nella società, per me tutti siete uguali, tutti i miei figli. Venite a me voi tutti. Voi siete affaticati, voi siete stanchi. Non c'è nessuno, fratello e sorella, che non sia stanco nella vita. Anche i giovani si stancano, come dice la Scrittura. Ma chi spera nel Signore è sempre leggero. Venite a me voi tutti, affaticati, stanchi nella vita e oppressi. Tutti siamo oppressi, tutti siamo afflitti, tutti siamo malati interiormente. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che possa dire: io non sono oppresso, io non sono affaticato, io sto veramente bene, io non troverò nessuno che con coscienza possa dire: io sto propriamente bene, non sono né affaticato né stanco. Tutti partecipiamo alla stanchezza della vita, tutti siamo sotto la fatica del giorno, tutti abbiamo un'oppressione nel nostro cammino. E Gesù dice a voi tutti che siete affaticati e stanchi, voi tutti oppressi, voi tutti figli degli uomini, tutti, tutti, venite a me ed io vi ristorerò. Chi può dire? Gli uomini, non andate in cerca di altro. Colui che cercavate qui sono io, l'inviato del Padre, per tutti gli stanchi della vita, per tutti gli oppressi, per tutti i diseredati, per tutti quelli che non trovano più forza nel loro cammino. Irrobustite le mani fiacche, consolidate le ginocchia vacillanti, ove tutti smarriti di cuore, venite a me ed io vi ristorerò. Troverete la pace per le vostre anime, quella pace che vi manca, quella pace che cercate, quella pace che scavando dentro di voi non trovate, quella pace che non trovate nelle famiglie, nella società. Quella pace ve la do io, perché io sono la pace, io sono la pace. È vero che dovete camminare, che la vostra vita è una vita di tribolazione, una vita di afflizione, però in mezzo a voi c'è il Maestro che vi parla, i vostri occhi potranno vederlo, le vostre orecchie potranno sentirlo. Egli vi ha detto: la via, questa è la via, percorretela. Non vi mancherà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, ma in mezzo a voi c'è il Maestro divino, colui che cammina con voi nel cammino della vita. Sono io che porto con voi il vostro giogo, perché io ho con me tutta l'umanità. Sono io il capo della tutta l'umanità. Sono io che cammino nella tribolazione, nella afflizione con voi. Sono io che porto il peso del mondo, che vi porto tutti in me. Ed io so qual è la strada per arrivare alla felicità. Il vostro giogo sarà suave, la vostra croce sarà leggera, perché sono io che porto il vostro giogo e la vostra croce. E imparate da me, che nelle tribolazioni mi sono mantenuto mite ed umile. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete la pace, troverete la pace. Accettate, accettate il giogo mio, accettate la mia verità, accettate la mia dottrina, accettate la mia persona,
accettate il mio amore, troverete la pace, la gioia, la serenità, perché io sono la pace, io sono l'amore, io sono la gioia vostra, che ancora voi non percepite, ancora voi non sperimentate, ma sono io la vostra pace, la vostra gioia, la vostra felicità. Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Voi tutti affaticati e stanchi, camminate con me, troverete pace, troverete soprattutto la spiegazione in me del perché di tante cose nella vostra vita che vi aggravano l'esistenza, vi rendono duro il cammino. Io posso illuminare il vostro cammino perché io sono la luce. Io posso sollevarvi nel vostro cammino perché io sono il sollievo di tutti. Io vi porto con me e dove vado io sarete anche voi. Perché per questo il Padre mi ha mandato, per raccogliere i figli dispersi, per avviarli alla casa del Padre da cui sono partiti. Per questo il Padre ha mandato il suo figlio nel mondo, perché raccolti in sé tutti gli uomini, possono tutti gli uomini in lui trovare la via del ritorno all'Eden perduto. Fratelli e sorelle, e questo è il messaggio che oggi ci viene dal Signore Gesù. È il messaggio rivolto a ciascuno di noi, a tutti noi, affaticati e stanchi. È Gesù in mezzo a noi che porta la nostra croce e il nostro giogo. Con Gesù noi camminiamo, sicuri di arrivare, perché Egli è la via. Non ci sono altre vie di salvezza. Lui soltanto è la via. Camminiamo con Lui. Lui soltanto è la verità. Non dobbiamo cercare altre verità. Lui soltanto è la vita. Un giorno diceva, la vita che era nel Padre, il Padre l'ha dato al Figlio e il Figlio l'ha dato agli uomini, in modo che come il Figlio vive per il Padre, così gli uomini vivono per il Figlio. Lui è la vita e fuori di Lui c'è la morte. O Signore Gesù, Tu sei la vita, noi ci immergiamo in questa vita. O Signore Gesù, noi apriamo il nostro cuore alla comprensione della verità. O Signore Gesù, noi vogliamo comprendere tutto questo. Tu ci hai parlato questa mattina, ma senza il tuo spirito non possiamo avere la luce per comprendere la verità. Non possiamo comprendere il tuo discorso. Mandi il tuo spirito, Signore Gesù, su tutti noi, perché si dia la conoscenza di te, la conoscenza del Padre, la conoscenza di se stesso, perché ci dia la gioia, la pace e la serenità. Mandi il tuo spirito, oh Signore, sopra di noi, quello che procede dal Padre e da te. Spirito di Dio, Spirito, Spirito, Spirito,
Nitilinia nenia raiana kai manusio renuto Nigaranaio lia manusio rinia noia Nerinia naki maraiena mundia novaia Nirimaia naki tinanaia no Urinia noraiena no Vieni, o Spirito di Dio, riempi il mio cuore. Vieni, o Spirito di Dio, scendi nel mio cuore. Ialinu caioronianu maiorone, Ciorinu marani maiorianu io, Ciara maiena raiona io. Miriana nasci in diare, arania no chiluru no suro. Io rimano che nu ania mondia lo giuremo. Rivelamo Spirito di Dio, il volto di Cristo. E lui la verità e la vita, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha in sé la vita e non troverà mai la morte. O Signore, vieni, vieni Spirito di Dio, donaci Cristo vita nostra. Nani cari nuna che muglierà, te amaranite tutto roni anuru, timite anacana mascinta schianto, ono corina non è nulla, ne alasmarai o tu. Spirito di Dio vivente, accresci noi Spirito del Dio vivente, accresci noi l'amore, pace e gioia porta nella tua dolce presenza. Che c'è tanta gente che è ancora al buio, ci sono alcuni che camminano ancora nei sotterranei, alcuni hanno le porte chiuse di casa, sono rinserrate nelle loro stanze. Il Signore dice: aprite le porte, fate entrare la luce. Ad altri dice: uscite, uscite fuori, il sole splende, inebriatevi di luce. O voi che siete nelle tenebre, uscite alla luce, venite fuori e Cristo ti illuminerà. Sveglia tu che dormi e Cristo ti illuminerà. Una volta elevate nelle tenebre,
ora siete figli della luce, camminate nella luce finché giorno. Io sono la luce del mondo. È un messaggio che il Signore rivolge a tanti. Tanti, dice il Signore, restano nelle tenebre, restano nelle stanze, restano nei corridoi sotterranei. Dì a tutti questi di venire fuori, di venire al sole e alla luce, perché io li voglio illuminare. Non stiano dentro le proprie case, non stiano dentro i propri pensieri, i propri schemi mentali, le proprie prigioni. Aprite le porte, aprite le finestre, fate entrare la luce, anzi uscite, uscite per le vostre porte e venite alla luce, ed io che sono il sole splendente vi illuminerò, e allora vedrete cose meravigliose che stando dentro, camminando nei corridoi bui, non potete vedere. Venite alla luce, io vi mostrerò la verità, vi mostrerò le cose belle che ho create per voi. Uomini che state al buio, venite alla luce ed io vi illuminerò, vi mostrerò quanto il Padre mio ha fatto per voi. Venite alla luce o fate entrare la luce dentro di voi. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto queste cose, eppure tanti di voi non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me non lo respingerò. Io non respingo nessuno, perché tutti mi appartenete. Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Sono venuto per tutti, perché tutti si salvino per mezzo di me. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio, che chiunque crede il Figlio e lo accetta, abbia la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È parola del Signore Gesù in Giovanni 6. Crediamo a questa parola di Dio. Egli è venuto per tutti. Egli è la luce di tutti, la vita di tutti. Non respinge nessuno. Egli prende tutti in sé, e con lui noi camminiamo verso la patria celeste. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È lui la sicurezza nostra. Crediamo in lui e camminiamo con lui, fratelli e sorelle. E adesso Gesù vuole metterci in grado di camminare. Ci sono tanti in mezzo a noi che sono affaticati e stanchi. Ci sono tanti in mezzo a noi che sono feriti. Tanti che sono malati e non ce la fanno. E il Signore vuole metterci in grado di camminare con lui. Vuole mostrarci la sua misericordia. Egli è la guarigione di coloro che sono malati. Io sono il medico delle vostre anime. Io vi guarisco, dice il Signore, dalle vostre infermità, una volta che avrò perdonato il vostro peccato. E allora chiediamo al Signore Gesù di venire in mezzo a noi a guarirci dalle nostre infermità, perché possiamo vederlo, possiamo ascoltarlo, possiamo muoverci dietro di lui. Che il Signore illumini i nostri occhi, guarisca le nostre orecchie, che il Signore ci dia la forza nel cammino, perché tutti possiamo metterci dietro di lui e seguirlo nel lungo cammino della vita.
chiediamo al Signore la nostra guarigione, la guarigione soprattutto interiore. Prima la chiediamo per noi, poi la chiediamo per gli altri. Gesù dice: o voi tutti ammalati venite a me, io non sono venuto per i sani ma per gli ammalati, come non sono venuto per i giusti ma per i peccatori. Venite a me ed io vi ristorerò, io sono la vostra guarigione, la vostra consolazione, la vostra liberazione. Prigionieri, datemi le vostre mani legate ed io scioglierò i vostri ceppi. Datemi le vostre gambe legate, io scioglierò le vostre catene e sarete liberi di camminare con me. Chiediamo al Signore di venire in mezzo a noi e diamo a Gesù la gioia di poterci guarire, di poterci slegare, di poterci consolare, di metterci in grado di... Uomo di Galilea, che passi, passa ancora in mezzo a noi, fermati davanti a ciascuno di noi. Oh Gesù, io sono malato, io ci vedo poco, il mio dito è aggravato, il mio cuore è appesantito. Oh Gesù, le mie membra sono fiacche. Gesù, uomo di Galilea, fermati davanti a me, toccami, guardami in profondità, liberami. Oh Gesù, mi affido a te, passa. Ecco, Gesù sta passando in mezzo a noi. Lasciamoci toccare da Gesù. Gesù, ti prego di guardarmi in fondo, io non sopporto il tuo sguardo profondo, ma ti prego di guardarmi in profondità, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quello di cui ho bisogno, guardami Gesù, con amore, abbi pietà di me. Oh,
Ti prego di donarmi il tuo spirito d'amore. Ti prego di donarmi, ti prego di donarmi, ti prego di donarmi il tuo spirito d'amore. Ti prego di donarmi, ti prego di donarmi, ti prego di donarmi il tuo spirito d'amore. Che avete cambiato? Signore Gesù, guardami, il tuo sguardo penetra dentro di me, il tuo sguardo purifica, il tuo sguardo consola, il tuo sguardo dice tante cose. Oh Gesù, guardami nel profondo del cuore, tu sai che non ce la faccio. Oh Gesù, guardami nelle mie miserie, nelle mie piaghe. Guardami, Signore, e il tuo sguardo mi guarisce, il tuo sguardo mi consola, il tuo sguardo non mi rimprovera, il tuo sguardo, Signore, mi dà la vita. Nessuno mi guarda, Signore, nessuno si accorge di me, oh Signore, soltanto tu puoi accorgerti di me, tu che in profondità guardi, guardami, oh Gesù. Guardarmi e guarito io sarò, ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi e guarito io sarò. Ti prego Gesù di curarmi. Fratelli miei, adesso alziamo le mani al Signore, abbiamo bisogno di liberazione, chiediamo al Signore di liberarci da tutte le nostre catene, da tutti i nostri lacci, ne abbiamo tanti. Lui è liberatore, siamo qui nel tempio di Gesù liberatore, dobbiamo essere leggeri, spediti nel nostro cammino. Ti prego Gesù di liberarmi. Preghiamo il Signore Gesù che voglia liberare i nostri fratelli, che voglia consolare i nostri fratelli, che voglia guarire i nostri fratelli, i nostri parenti, amici. E quella preghiera che noi facciamo al Signore per tutti gli ammalati e i sofferenti. Abbiamo pensato a noi, pensiamo agli altri. Aiutiamoci gli uni gli altri e supplichiamo il Signore. Tanti di voi hanno deposto nelle suppliche dei cestini, tanti di voi hanno scritto, hanno telefonato. Noi presenteremo tutte queste suppliche al Signore e poi pregheremo il Signore Gesù perché la sua grazia scenda su questa assemblea e sulla più grande assemblea di uomini assenti, ma presenti qui nella nostra preghiera.